Perché piangi? Voglio sapere il motivo. Mi sono emozionato, mi fa tenerezza lui. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale. Un altro video dalla nostra questo amata isola. Possiamo dire super atteso sto video. Prima di cominciare salutiamo Cuore di Menta 89. Che bel nome tra l'altro. Cuore di Menta, cuore bellissimo. Di menta, cuore di panna. Via col video ragazzi, sono proprio curioso di vedere quello che succederà. Se non ti cambia la vita l'amore, allora cosa? In effetti. Sono Melania, ho 30. Iniziamo bene con una bella... Allora raga, io vi chiedo già scusa in anticipo se vedrete all'interno del video quel simbolino del play, però purtroppo non riesco a toglierlo. Sono una studentessa della facoltà di medicina e psicologia con indirizzo di neuroscienza e riabilitazione psicologica. Allora, non ho capito una mazza di quello che fa questa. In sostanza questa facoltà ha dei nomi lunghissimi. Va bene lo stesso! Mi sento completamente meridionale, nonostante io sia nata e cresciuta al nord. Brava, brava. Siamo in due. Buonasera. Quanto è figa la metre? La metre? Le metre? Sì, te dici che a te di solito non piace del mio biglietto. No, non mi piace il modo di fare. Però suo. Lei è proprio figa, cioè. Sì. Vedo un po' di felicità negli occhi. Un pochino. Un po' di ansia, raga. Quella si sta cagando sotto, mamma quella. Mamma mia. Sì, è un po' di emozione, dai. Le prendo il giubbotto? Sì, grazie. La prima impressione mi piace questa ragazza, ma, Melania. Ma tanto io voglio vedere Silvia. Tutti vogliono vedere Silvia. Questa qui la sì, infatti skipperemo. La stanno skippando tutti questa. Non ho trovato l'uomo con la U. Grande in caratteri cubitali giganti. Oh, però mi piace che dicono sono single perché non ho trovato. Ma forse magari siete single perché non vi hanno trovate. Fanteschi. Mi piace questo stile. Grazie. Un po' rock aggressive. Oh, quanto sei bella, Barbarella. Si chiama Barbara? No, scusami, tu l'hai chiamata Barbarella e non sai come si chiama. Mi ricordo che inizio con la B il nome. Barbara, Beatrice, Bruna. La mia personalità spaventa gli uomini. Bene. Spaventa? Allora ecco perché non trovi. In che senso spaventa? Oh, magari la rompicoglioni, però deve dire che il suo carattere spaventa. Cos'è? Il rompicoglioni. Dimmi qualcosa di nuovo che non so, di una donna. No! Mi dissocio, ma non troppo. Perché quando un uomo trova una donna che sa quello che vuole, forse sta per dire una perla. Non ha detto una cazzata in realtà, fai finire, è vero. Fai finire. Lo spaventa perché non è più, tra virgolette, la figura alfa della coppia. Io esco, Maria. Questo per la mentalità patriarcale, dove l'uomo deve vigere, deve comandare, deve essere. Beh, ma siamo ancora un po' in quella mentalità. No, io sinceramente se trovo una donna che sa quello che vuole, tipo lei, io sono felice di questo, non è che mi spavento. Ma perché tu sei intelligente. Certo. Ma l'uomo medio non è intelligente purtroppo, scusami, è la verità. Benvenuta. Grazie. Che bello essere. Per quello mio padre dice sempre che quello che troverà mi farà una statua. Quello che trovi devi fargli tu una statua a lui. E lei cosa vuole studiare? Io voglio fare la sessuologa. Fidati che lo troverai allora il ragazzo. Il sesso, fidati che il maschione alfa lo trovi. E lei voleva il maschio alfa. Ma lei voleva fare la sessuola, che non fare sesso, anche secondo me. Ma in amore com'è lei? Io sono di origine meridionale, quindi sono la classica. In che senso? Cioè, perché in amore com'è e com'è lei? Ah, io sono di origine meridionale. Sì, ma ha detto tante di quelle banalità, del tipo quella prima dell'uomo alfa, poi non mi fido degli uomini, come per etichettare tutto il genere maschile. Oppure tipo adesso io sono una donna meridionale, come per omologare proprio tutte le donne meridionali e creare un'etichetta, no? Per me è fondamentale che l'uomo sia da Roma in giù. Io e per me è raccapricciante questo. Ma questa è laureata. Questa sta facendo la magistrale. Cioè, se lei trova una persona intelligente, bella, acculturata, del nord, no, perché lei vuole uno del sud. Nice. Che la cinghi su. Ecco. Del sud a me mi appartengono i valori. Soprattutto a me mi. Questa è laureata. Wow. Ma è sconvolgente. Sta facendo dei ragionamenti assurdi. La cucina, perché io so cucinare. La famiglia, il rispetto. Al nord non si cucina. Infatti noi non mangiamo. Come puoi vedere io non mangio. Non rispetto le persone perché non amiamo la nostra famiglia. Non amo la mia famiglia. La schifiamo, l'abbiamo abbandonata. La schifo assolutamente. Forse lei voleva dire che sta a casa a pulire, a fare la schiava di sti. E lui la mantiene. E lui la mantiene. Il patriarcato. Vai!
La lealtà. La lealtà! È risaputo che quelli del nord sono sleali. La persona che sta per arrivare mi ha detto di consegnarle qualcosa. Le pentole per cucinare. È uno straccio per pulire a casa. Se dovesse arrivarmi uno del nord e ci avrà le origini del sud, va bene lo stesso. Quindi io sarei salvo con lei. Tu saresti salvo. Perché sì, tipo io vado lì, dove sei? Di Torino. E lei, Però mia mamma però, è di Iesi, mio papà di Sedano. E lì quindi mi gioco il jolly. Quale jolly? I parenti del sud. E lei apre le gambe. No, nel senso, apre le gambe, si mette così, si appoggia e dico, mamma mia quanta... quanta polvere devo togliere oggi da sopra i mobili mentre cucino per il mio uomo che poi arriverà e mi prenderà. Mi chiamo Emanuel, ho 33 anni, vengo da Napoli, vivo a Roma e Allora, già il fatto che non sia arrivato in motorino senza casco è una cosa, sto scherzando raga, il mio migliore amico è napoletano, sto scherzando. Prima di un appuntamento la prassi per prepararsi, almeno la mia, è quella di mettere un po' di musica che alleva l'attenzione. Tipo Gianni Celeste. Sì, le canzoni che comunque sono anche tu. Tony Colombo. Ben arrivato. Per me uscisse con me sarebbe bocciato. Ma perché è troppo convinto, non mi piace. Ma anche lei è troppo convinta. Lui per me è 10 spanne sopra di lei. Beh, non sono emozionato, sono curioso più che altro. Bene, la curiosità è. Guarda come ascolta, guarda come ascolta, voglio con le orecchie, voglio la parabola. L'ultimo anno e mezzo. Forse mi saranno capitate 7 volte. Cosa? Delle avventurelle così. Avventurelle si intende. Madonna, ma sei volgare. Scusa, e non ho neanche detto, solo fatto il gesto. Sono single perché mi innamoro spesso. Mi capita di innamorarmi sulla metro, nel pullman. Oh, queste frasi da canzone indie, mamma mia. Mi innamoro spesso, non l'avevo mai sentito. Sì, volevo dire mi innamoro sulla metro, sul pullman, perché vedi tipo gli sguardi, queste cazzate qua, no? Fisicamente la donna che amo è quella che abbia delle ottime curve. Ok. Un seno prosperoso. Seno prosperoso. Mi piacciono molto le donne longilinee, molto magre. Quindi sì, una donna importante. Madonna raga, ma che matchup hanno fatto, bellissimo. Lei era malata del sud e hanno trovato uno del sud. Lui voleva una formosa, hanno trovato una formosa. Questi se non si mettono insieme... Questi stasera... La ragazza vada al sodo e ti dica, sono stanca, andiamo a casa mia. Come va? Bene. A me scaderebbe tantissimo una che mi dice. Se uno mi dicesse sali da me al primo appuntamento, cioè no, non ce la farei, dai. No, no. Se tu sei campano. No, in questi casi se mi chiedi addirittura sei italiano, ti rispondo no, sono napoletano. Però raga, vabbè, non parlo. Perché questi. Andiamo avanti. Sono napoletano. Hai sto? Sì, sono napoletano. Madonna raga, lei è. Vabbè, non lo possiamo dire. Si fa pure il carabiniere, poi boh, è la fine. Che sia una persona con cui puoi parlare a 360 gradi di quasi di tutto. Dipende, se sei di Roma in giù sì. Se no non potete se parlare. No. Io sono nata a Milano, però. Ma guarda come lo dice con disgusto, io sono nata a Milano. Che schifo Milano. La mia mamma è pugliese e mio papà. One eternity later. Allora facciamo un recap. Papà pugliese, mamma della Basilicata. Lei poi si è trasferita da Milano a Rimini. Poi da Rimini è andata a Roma. Quindi sono nella stessa città in sostanza. Perché lui vive a Roma ma è napoletano. Ok? Quindi possono... Siamo pronti per la cena? Direi. Vi accompagno. È affamata. È affamata. Quindi va bene perché mantiene le sue forme e lui è contento. Boh raga, perfetto, dai. Che è tornata lei, la più desiderata dei nostri singoli. Sì. Oddio, Silvia. Guardala che amore. Ci dispiace una cosa ragazzi, che non ci sia il nostro caro amico Simone. Simo, ti saluto. Qui avrò conosciuto una decina di ragazzi. Porca miseria. Che cosa vedi in una donna? Sii onesto. Sono sempre uscita single. Non è scattato. Ci sono vari perché. Vuoi andare? Ci sono vari perché. Buonasera. Buonasera. Madonna. Ma questo è un meme. Ma questa io la amo, ragazzi. Ah, Silvia. Piacere. Barbara, piacere. Silvia. È la Metre che si deve presentare, perché Silvia è vero, la conosco tutti tra la Metre nuova. È la Metre, piacere, mi chiamo Barbara. Ti farò assaggiare uno spritz analcolico. No. Come no? Non vuole alcolico. Non è semplice trovare una persona che mi tenga testa.
perché è una testa di cazzo per quello. Non trovano mai nessuno perché nessuno li caga e loro dicono perché non trovo quello che mi tiene testa. Io so che non so neanche che cazzo intendono quando dicono così. È una cosa che dicono perché non trovano nessuno, perché nessuno li caga, no? E dicono ah ma perché io ho bisogno di uno che mi tenga la testa. Sapete cosa dire io se fossi single, raga, ve lo giuro. Non trovo nessuno che sopporti il mio carattere di merda. Oh, che bello. Questo direi. Perché è la verità, perché se non ci fosse Mirko non mi prenderebbe nessuno, c'è un carattere di merda. Ma non è vero. Sì, sì. Diciamo che le vie del Signore sono infinite. Ma le vie del Signore, le vie di primo appuntamento sono infinite. E ti devi lasciare un tavolo con due sedie. Con due sedie. E devo trovare anche qualcuno che si sieda sulla sedia o... Ma quello può darsi che l'ho trovato io. E mi sono fidanzata. Oh mio Dio! Come si chiama? Daniele. Daniele. Innamorata. Albert. Ciao, piacere Flavio. Daniele. Ma che carini. Inizi, ha trovato uno che la sopporta. Ma veramente. A De Silvia mi piace tutto, la sua spontaneità. Beato tu. No vabbè, sono contento per te. Ah, vabbè, guarda che alla fine se sta con lei qualcosa le piacerà. Certo, certo. Gli piacerà. La sua leggerezza, che è un pochino invidio. Anch'io, un po' la invidio anch'io. La leggerezza di Silvia è tanta roba. Non credo che sia stato un colpo di fulmine. Un bel colpo... de culo. Simpatico il ragazzo. Pian piano ci siamo innamorati. Che carini. Belli che sono. Io voglio vederli a cena però. Abbiamo il nostro bel carattere entrambi. Abbiamo perso il bel carattere entrambi. Vabbè, ma non mettergli la mano sul pacco così, ma guarda. Buona cena. Grazie. Oh, e si sono scroccati una bella cena gratis. Ora faccio il tecnico informatico all'interno di un'azienda. Raga, lei non vede l'ora di mangiare, ha troppa fame. Io voglio fare un master. Ma raga, dovete abbondare con le porzioni, che ci fa? Fate quello, è l'assaggio. A letto stretto, cucco da mezzo. Che cosa significa secondo te? Oh, ma è semplice. A letto piccolo, mettiti a dormire in mezzo. È persa. È innamoratissima. È persa, ha trovato l'uomo della sua vita. Ma tu le ascolti le canzoni di Neo Melodico? Qualcuno. Ma no, ma non è il mio genere musicale. Io ascolto musica rock. Si vede. Da che? Dalle orecchie. Dice, oh, incredibile, lei dagli orecchini riesce a riconoscere che musica ascolta le persone. No, anche Mirko ha quegli orecchini, li alterna con questi, però non ascolta musica rock, che vuol dire? Non mi è quasi mai capitato di non piacere a una persona. Umile, cavolo, umilissimo. Però non trova fidanzato da 3 anni. Mi chiamo Simone. Vabbè, ma questo anche sembra, questo è napoletano. Cioè, romano. Sì, ma perché ha detto mi chiamo Simone. In massima umiltà possibile dico che ci sono abbastanza pago le persone. Meno male, dai. Vai, gelataio. Buonasera. Allora, io lo dico già subito, questo mi sta simpatico. Se trova un'altra acida, non lo so, cambiate selezionatori del programma. Vero. I punti di forza miei è che sono quadrato. Che senso sono quadrato? Ah, è uno che riga dritto. I punti deboli è che sono molto sensibile. Poverino. È un'arma a doppio taglio, si dice. Boh, raga. Lo amo. È il mio preferito. Mi auguro che una ragazza guardi a statue spalle, ecco. Poi l'estetica... passa al secondo piano rispetto alla persona, ecco. Bravo, bravo. Molto intelligente lui. Non mi aspettavo, sai. Non mi aspettavo. Cos'è? Quantoni da box? Devo dire sempre che c'ha ragione. A me fa pensare che è tosta comunque. Sì. Raga, volete vedere? Questa è una lottatrice. Il suo nome? Luna. Guarda come sbircia. Se l'hai già spoilerata tutta. Io non ho mai avuto relazioni serie. Ah, ci sta, c'hai 22 anni. Ma ci sta. Io penso veramente che ridere insieme a qualcuno sia la cosa più bella che ci sia. Ma questi sono dolcissimi. Dai raga, dobbiamo tifare per loro, sì, dai. Pure tu mi hai fatto regalino. Facevo un po'. Belli che sono. Buonasera. Intanto vi lascio i menu. Grazie. Sì, io la vedo più rilassata. E beh, finalmente ha trovato uno. E bacere con qualunque cosa amore. Guarda lui. Con qualunque alito, amore. Brividi lungo la schiena, no? Tonnarelli, cacio e pepe e guanciale croccante. Anch'io lo voglio. Invece per me bomboniera di crepes. Sì, ottima scelta. Lei. Oh madonna. Sei gelosina? No, guarda.
Sì, gelosita perché sì, ha detto ottima sì. No, vabbè, raga, mi è messa male. A me piace la carne ben cotta, quindi... Consiglio la tagliata. Ok, è ottima. Vai. No, raga, no, raga, visto no, vabbè, te lo... Ci teniamo sempre la manina. Certo, amore, ci mancherebbe. Lei è innamorata, lui non so... Allora, lui non so se è stato pagato, perché... Trasmetto questa idea di sesso violento, tutte queste cose così. Ah, no, ma in realtà non lo faccio mai, boh, lui... Ma comunque secondo me non sono cose da dire. Brava, non cioè, sono veramente cose da dire. Cioè, queste cose qua sono cose che uno deve dire dopo che si conosce da tanto. Sì, sì, al primo appuntamento questa parla già, io... Cioè, tu sei Stella Marina a letto. No, non sono neanche una persona che cambia uomo. Così. Ma che cazzo c'entra? Ma io sono basita. Ma cosa c'entra? Quindi io praticamente che non cambio donna da 8 anni vuol dire che non ci so fare. Hai avuto delle storie, devi toccare fuga. Cioè nel senso che difficile. Rapporti sessuali occasionali. E adesso non sei fan della sveltina, no? Nemmeno. Questo qua secondo me ha già capito una cosa. O questa mi ci fidanzo o no. Non ci potrò mai. Esatto, vabbè, ma hai un'immagine di te che è completamente l'opposta. Sì, lo so. Queste etichette, questi nomi che danno le persone solo per un aspetto estetico è pura questione di ignoranza. Ma se tu vuoi uno solo perché è del sud, ma di che cazzo stai parlando? Come sono curioso di sapere quello che stai pensando di me. Non sto pensando niente di negativo. Innamorata persa lei. Sì, sì, vabbè, del sud. Ciao Fox, sei stato un grande amico, ti voglio sempre bene, mi manchi. Dammi una mano stasera perché c'ho bisogno tanto. Non ho capito che cacchio sta facendo. Una cosa un po' cringe, molto cringe. Sta parlando con un suo amico? Oh, spero che... No, mi sto imbarazzando. Anch'io. Scusa, ma... ci mancherebbe. Dire sta cosa, ya dovevo al minimo. Non... Forse è una scommessa che ha fatto con un amico che deve dire questa cosa. Deve salutarlo. E tu saresti il tipo che fa... Io sì, cavolo. Ma il mio miglior amico ha 4 zampe che da poco non c'è più. Mamma, no, però queste cose cringe... Il pensiero che se ne vanno in silenzio, mi ammazza sta cosa a me. Ma poi è totalmente fuori contesto, non è che è cringe, perché non è il luogo per dire una roba del genere, ragazzi. Porca miseria. Se qualcuno mi abbraccia... Non lo so, mi pesa un po'. Certo. Però... Ma che palle, oh! Ma che palle queste persone, oh! Io sono nata all'Argentina, ma dopo sono andata un po' per tutto il mondo. Campionessa del mondo, Argentina! Ma mi ho fermato a vivere in Sicilia. Dall'Argentina in Sicilia, raga! Avrà preso 30 kg. Ben arrivata. Grazie mille. Sorriso falso! Ma sempre, oh, lo dici sempre! Quando io sto un po' nervosa, un po' così, una meditazione e sono nuova. Come risolvi i tuoi problemi meditando? Poi non ci sono più dopo. Se mi volesse trasmettere delle energie... Ma tu devi stare concentrato. Concentrato. Cioè, gli sta veramente passando l'energia così. Ma poi, cioè, nel senso, ci credo in queste cose, non è che non ci credo. Si canalizza l'energia... per le mani, ma non si tocca la persona. No, ragazzi, non è energia questa, se io faccio così non è energia. È ovvio che è il calore che io creo con le mani sfregandole. Che c'entra? L'uomo che cerco, che mi piace, deve essere con tutti gli denti. E con tutti gli denti. Ma chi è questo? Un cuore trafitto da una freccia. Un cuore frecciato. Che carino. Questo è un cuore frecciato. Mamma mia. Raga, sapete cosa sembra? Il pulisci cessi. Lo come si chiama? Lo scopino, il pulisci cessi. No, a me sembra quello che stappa i cessi. Anche. Ho 62 anni, sono un ex campione europeo di tiro. Wow. Raga, in questo frame è la fusione tra Ventura e Gigi D'Alessio. Cioè in grafica io adesso voglio Ventura, l'allenatore, Gigi D'Alessio ed è lui. È lui. I miei titoli sono tanti, i campionati europei assoluti. Record del mondo. Fortissimo questo, a tirare le frecce. Buonasera. Buonasera. Io mi vergognerei a girarmi se so che sta arrivando un ragazzo. Anch'io. Io non mi girerei, cioè non perché voglio fare la... Anch'io, no, mi imbarazzo a fare così, cioè, che ti giuro, che figura. È curioso di incontrare questa persona? Sì. Oh, io non è che voglio fare il maschilista, però anche qua mi piace più lui di lei, come persona. La terza storia che ho avuto è
con una donna argentina. Buonasera. Hai sentito? È stato con una donna argentina. Pazzesco. Quindi sarà, quindi saprà parlare lo spagnolo, l'argentino. La persona che io cerco è più che altro 1,70, 1,60. Che palle quelli che dicono cerco una donna o un uomo alti 1,75. Ma anche io cercavo una con le tette grosse. Quando poi ho trovato lei mi... preferisco lei che le tette grosse, quindi sto automaticamente dicendo che lei ha le tette piccole. Questo è stato tirato esattamente a... presa. Te l'ho detto che lei è dolce. Lei è presa. 18 metri. Pazzesco. Aspetta, però 18 metri sono tanti. Minchia, mi. 18 metri non sono tanti. Per tirare una freccia dentro col cuore? Secondo me no. Vi accompagno o porteremo noi gli aperitivi? Oh, prego. Ma lui è proprio maniaco, sa... Guardate il replay. Prego. Ma raga, è incredibile. Ma hai visto l'altro giorno quando ho scritto la letterina? Lo sai quando mi sono commossa nella scritta? Dimmi. La mia vita non ha senso perché io non ho ricevuto una letterina da Silvia. Stavo scenando da sola senza di te, mi giravo e non c'era. Ti piace a letto a te? No, come posizione, dico. Ma perché siamo finiti a parlare di questo? Perché parla, hai detto che fai sociologia, cosa ti aspettavi? Sono molto passionale. Cioè? Ma allora, a me sono il contatto visivo. Io trovo troppo cringe questa cosa di dire come sei a letto a una persona che devi ancora. Ha detto più di una volta, ah, io non sono una facile, una che pensa solo a quello. Però. Comunque in un'ora di appuntamento hanno praticamente solo parlato di cose sessuali. Ho paura del matrimonio. Perché? Non ho mai sentito una persona che mi abbia detto sposati che è bello. Ma non sei... È vero. Cioè la serata è partita dalle battute senza senso. Sì, ok, attenzione ragazzi perché qui potrebbe esserci il primo palo. Però penso che lui dia un palo a lei, sai? Per me ci possiamo rivedere volendo. Quindi per lei c'è un sì, attenzione, attenzione. Oddio, oh mamma mia. Io sono stato benissimo stasera, non male. Mi sono divertito. Ok, boh, e no, perché quando dice così c'è sempre il no. Ragazzi, che comunque ci si può parlare di tutto. Però dico di no. Però un po' di sollievo ce l'ho. Non la vuole prendere per il culo magari. Posso dire la parolaccia? Cioè sti cazzi alla fine. Veramente un'uscita fuori luogo. Fuori luogo, brutta, cioè della serie. Perché devi proprio far vedere che non te ne frega niente? Mi hanno dato una pecora. Che è una pecora? Pecora è... è un animale. Sì, ma quale animale? Che è un pesce? No, è... Che è una pecora? Che è un pesce? Il premio del... ho vinto la gara. A lei non ha capito niente. Si vinceva la pecora in questa gara. La persona che io cerco di carattere buono. Con l'età cambiano proprio. Certo, normale. Voglio una brava persona. Ma me ne frega del sud mi ascolta. Voglio del sud in che senso? Quella diceva lo voglio sì, del ma sud. Ma quella c'ha più anni di me, dice che lo vuole del sud. Io non lo voglio del nord. Infatti del sud. Infatti è single. Adesso non è per dire, ma il cameriere è palesemente Dani Alves. Se trovassi qualcuno dovrei imparare a scendere a compromessi. Beh, è normale scendere a compromessi in una coppia. Io devo pensare che quella potrebbe essere la madre dei miei figli o comunque quella giusta, altrimenti non mi ci fidanzo proprio con una ragazza. È giusto pensarla così. Non stai insieme con l'idea che poi ci si lascia, stai insieme con l'idea che sia quella giusta. Tu quanti anni hai? 27 oggi. Ma dai, è compleanno suo. Sembrerebbe proprio che Luna soddisfi le aspettative di Simone. Lo stesso accade a Silvia nei confronti di Daniele. È troppo felice. Sarebbe bello però, Che cosa? Dire qualcosa che non ci siamo mai detto. Oddio. Si devono dire qualcosa che non si sono mai detti. Che cosa? Che poi si fanno pucci pucci tutto il giorno. Noi non abbiamo passioni in comune. Magari, che ne so, i film. Il letto. Ma in che senso? Dai, che porco che è lui? A te piace dormire. Ma non è vero che mi piace dormire 24 ore. Silvia, ma ti capisco, anche io dormirei tutto il giorno, stai tranquilla. Sei sempre stata tu che ti piace stare dentro casa. Cioè, al contrario di me e di Mirko. Io voglio sempre uscire, Mirko vuole sempre stare a casa. Sei più una donna di casa. Aia. Perché ti piace il... Il non far niente, vero? No.
Aia. Bisogna avere tanta pazienza. Ma pure io con te, cioè non è che... Lui che fa, sì, come no, sto zitto per non litigare. Io sono divorziata del papà del mio figlio. Sono grandi, già? Sì, 34-35. Sono giovane, via. Quanti anni avrà tuo figlio adesso? Te l'ho detto. Oddio, lui non la sta ascoltando. Gliel'ha appena detto, 35-34 dei figli. E sono andato ad Argentina, si hanno sposato e hanno avuto 6 figli. Tu hai avuto 6 figli? No! Sì, ma questo non capisce un cavolo, appena parlato... Anche io ho capito così. Per... No, io ho capito benissimo. Ma perché benissimo. Ha detto, e ho avuto 6 figli? Sì, ma sta parlando del nonno, è ovvio, ha sbagliato il tempo verbale, ma sta parlando del nonno. Sono cattologo. È cattologo. Dice che è cattolico. Buon compleanno. Grazie mille, grazie. Auguri, grazie. Secondo me qua finisce che Simone... A Simone piace Luna, ma a Luna non piace Simone. Vero. A primo impatto mi ha fatto una bella impressione. A primo impatto, questo cosa significa? Che poi a secondo impatto, sicuramente. Tanti auguri a Simone. Tanti auguri. Madre, non si ricordava il nome. È una bella persona, mi è sembrato, mi ha messo molto a mio agio. Ma? Nel complesso sono stata bene. Però non c'è un ma. Ti lascio il conto. Grazie. Potete pagarlo direttamente qui al tavolo. Puoi pagarlo, forse vuoi dire a Simone. E poi per il resto una persona... Ho visto la mano di lei fingere di prendere lo scontrino, però perlomeno lei ha fatto il gesto. No, ma io non prenderei lo scontrino, direi quanto ti devo che ti do la metà. Sì, vabbè, lì è un... sei nel futuro te. Baciami. Brava lei, per me ha preso 100 punti. Ah, ma già mi piaceva dall'inizio. Per questa cosa ha preso 100 punti. Per me la cena è andata molto bene, quindi se ti va ci rivediamo. Oddio, non me l'aspettavo. Però secondo me a lui non piace lei, vediamo. No. Anche per me possiamo va benissimo pure sto fine settimana. Inaspettato. Che belle. Allora, a me il primo appuntamento non piace, però la parte finale è bellissima. Sì. Cioè, ti dà proprio delle... Hai rotto la penna? No. Hai rotto la penna, ti ho visto. Oh, ma sai che sarebbe figo vedere un primo appuntamento tra me e te? Ci dovrebbero cancellare la memoria. Ci andiamo io e te, amore. Alice, ci conosciamo da 8 anni. Non sei stato scontato. Vabbè. Grazie. Che carino. Sai che lo abbraccerei? È bravo. Possiamo andare, anzi, pure a Nettuno, al Circeo. No. Piangi? Sì! Carino, vero? La carne? Tutto a posto? Sì, sì, grazie. Ma perché lei guarda male? Perché guarda male? Perché secondo me sta cercando di prendere dei segnali, di capire dei segnali. È più buono questo dolce o io? Ma è scontato. I brividi! La cosa difficile è proprio mantenere l'amore. Nel corso degli anni. Nel corso degli anni, ma pure... Bravo, ha detto una cosa estremamente giusta. Scappa la pipì. Cos'era avere i piatti? Ma io non voglio proprio... rose e fiori. E poi è giusto pure consolidare un amore, no? Mantenere una relazione negli anni è difficilissimo. Io non lo sapevo perché comunque prima di Alice il mio record era di 6 mesi. Con Alice siamo a 8 anni. Ci siamo impegnati entrambi per modellarci e portare avanti. Consolidare un amore. Cioè? Fondamentalmente significa... Oddio! Oddio! È quello che penso! Se tu... mi vuoi sposare? No world! My God! Ti sposa Silvia, non io. Potrebbe essere un consolidamento. Oddio. Dell'amore. Stai piangendo per Silvia! Lei sta veramente piangendo per Silvia. E sa via un colpo? No, non te lo via un colpo, amore, perché dobbiamo consolidare. Amore, non piange, te prego. No. No, vabbè. Amore, non piange, te prego. Quindi? Sì. Perché piangi? Voglio sapere il motivo. Mi sono emozionato, mi fa tenerezza lui. Ma anche lei mi fa tenerezza, perché vedi, cioè... sono innamorata. Ecco. Sono innamorata. Dai, ma che carini, è vero, amore. È stato tutto molto bello e spontaneo, ecco. Ragazzi, Silvia ha dei sentimenti. Silvia ha pianto, ma allora è umana. Più si ha la pazienza di aspettare e più le cose belle arrivano. Brava, brava Silvia, bella lezione di vita. Ha saputo vedere il bello di me. Carina.
Salve. Lei fa degli sguardi che strani, non... strani, sì. Non... È stata una bella cosa quella di chiederle di sposarlo lì, perché lei aveva una brutta esperienza con questo programma, un brutto ricordo. Finalmente adesso potrà dire di avere un bel ricordo. Certo, non grazie al programma, perché l'uomo l'ha tolto fuori, certo. Però... Amore, con te andrei ovunque. Ma sono favolosi. Vuoi assaggiare un pezzettino da Anche me? Tu. Dai, facciamo così. Le due insieme. Secondo me a lei non piace lui. Grazie a voi. Secondo me lui non piace a lei. Dici? Sì, secondo te? Non lo so, sai, mi sono ricreduta. Però ho notato che prima lei si è infastidita che lui non faceva attenzione alle cose che diceva lei. Quindi vediamo. Sì, la voglio vedere. Attenzione, lui ha detto sì. È un uomo divertito, è tema di conversazione. Ok, non è. No, perché quando iniziano a fare i complimenti poi dicono però no. Io lo, sì, lo voglio... continuare conoscendolo. Ci vediamo presto allora. Che naturale, sì. Lui voleva baciarla palesemente. Dici? Non si sono più visti né sentiti. Beh, ci manca. Si sono rivisti ma hanno capito di non avere obiettivi in comune, lo sapevo. Hanno continuato dopo il loro appuntamento la serata insieme. Hanno continuato la loro serata insieme. Michele sta cercando di rivedere Hilda ma dice che lei non può mai. Che ti ho detto io? Hilda sta cercando di rivedere... di rivedere Michele ma dice che lui non può mai. Silvia, dopo la prova è tornata a casa ma lo stato di grazia è durato poco. Cosa? Che senso? A causa di un'ennesima lite i due innamorati si sono allontanati. Per ora stanno vivendo una pausa di riflessione. Non essendo la prima tra i due, non sappiamo come andrà a finire. Silvia sarà nuovamente ospite del nostro ristorante. Porca miseria, ma questa puntata è stata una strage. Bene ragazzi, peccato per Silvia, cavolo, ci speravo, incredibile, incredibile. Io sono rimasto sconvolto, ragazzi. Strage di cuori. Vabbè ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao! Ciao ragazzi! Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornate la coppia che scoppia, sono come noi, la vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione, Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.